Sesta giornata di ritorno, la 21esima nel campionato di promozione girone B che anticipa al sabato, e noi vi trasmetteremo in diretta la partita che riguarda il Città di Teramo che ospiterà la Rosetana. Classiche operazioni di rito, allora ricordiamo la terna arbitrale composta da Gianmarco Cianca dell'Aquila, Matteo Corradi e Diego Carnevale di Avezzano gli assistenti. È presente oggi alla Pigliacelli, scritto pagine di storia per quanto riguarda la formazione biancorossa, e c'è il vantaggio della squadra teramana. Crediamo sia un autogol, autogol da parte di Keita, che nel tentativo di respingere c'è il bellissimo gesto ora per quanto riguarda la formazione biancorossa, più che ininfluente, mentre ora c'è buona la palla per Covalono, si tiro, la parata da parte del portiere e poi Palumbo, il gol da parte di Cosmo Palumbo. Dunque due minuti, anche meno, per l'1-2 micidiale da parte della squadra di Marco Pomante. Prima l'autorete di Chetà e ora il raddoppio da parte di Cosmo Palumbo. Fallo di Coletta, D'Egidio, il tiro a cucchiaio e il gol da parte di Stefano D'Egidio, che arriva a quota 8. Attenzione, lo greco e Francia, vedremo un po', Francia sicuramente, le greco la battuta col gol da parte della Rosetana, c'è stata una deviazione anche in barriera. Censori, si fa vedere Palumbo, Censori dentro per Palumbo, posizione regolare, poi Marcone mette dentro il gol del 4-1. Non si è alzata la bandierina dell'assistente, sono le proteste da parte dei giocatori della Rosetana, ma arriva il gol di Marcone. Arriva adesso il fischio finale da parte del direttore di gara dopo 3 minuti di recupero. 4-1 il finale per la formazione biancorossa.